Fino ad ora abbiamo scherzato il legnetto, il fuochenello, adesso basta. Oggi test estremo, dormirò a meno 15 gradi con la mia auto camperizzata sulla neve. Siamo a dicembre in pieno inverno, la nostra culla sarà il passo Giau e insieme a noi ci sarà una figura mitologica che vive in camper da 7 anni. Sarei dovuto essere in viaggio da sole 2 ore, ma dato l'auto intelligente che ho costruito si sono trasformate in 4. Potrebbe essere che i 60 kg di tenda non sia adatta per una coupé da 120 cavalli. Con il personaggio misterioso ci siamo dati appuntamento al passo Staulanza. E signore e signori, vi presento Yari Ghidone. Ma sei troppo alto, ma puoi mettermi, posso prendere il... Qui abbiamo il suo Ducatone da Piazza. È bellissimo, solo che si è fatta una certa. Andiamo a mangiare? Va bene, andiamo. Un problemino, una riserva che si chiama famina. Cipolla in ignoranza. Lo chef. Per l'occasione ho preso un paio di birre. Nel caso in cui fossi disidratato. Fino a stasera potrebbero bastare. Fino oggi pomeriggio. Piccolo cagnolino. Fai vedere questa chicca. Saluti. Pranzo gourmet. Hola. La pasta con la panna. Il pranzo in camper. Speciale. Pranzetto finito. È sempre bello conoscere dal vivo le persone che ho seguito per anni su YouTube. Adesso abbiamo fatto le 2:30. Siamo giunti alle pendici del passo Giau. Prima di salire del tutto ci fermiamo a fare il rifornimento di legna. Sai che è la mia prima volta? È la mia prima volta che motosego. Mamma mia. Mamma. Sono diventato un boscaiolo. No, wow, che emozione. È bellissimo. Cioè, disboschiamo il bosco. No, solo alberi morti naturalmente. Che roba. Naturalmente ci riforniamo di legna e di alberi abbattuti. Butta tutto in te, l'uomaro. Fermo su tra quattro tocchi di legna. Arca puttana. Portiamo i blocchi alle macchine. Poi dicono che non lavoro, eh. Usiamo fuori tutto. Abbiamo tagliato il legno per fare il fuoco stasera. Folle. Chissà che era che avevamo finito. Il bottino raccolto. Carichiamo tutto nel camper. Bello. Wow. Torno a casa e mi compro una motosega. Taglia fuori tutto. Prendo la motosega, vado su per i boschi, taglio legna. E te cosa ne pensi di tutta questa legna? Adesso possiamo salire al passo. Combustibile fatto. Adesso possiamo salire sopra il passo e raggiungere il campo base. Palabra sabias no sabré decir, solo que cuesta lo que cuesta y eso es todo. Si lo que quieres es saber cómo vivir. Palabra sabias. Bene, siamo arrivati sopra il passo. Metti le catene. Yari nel dubbio sta mettendo sulle catene. Ma dopo entri lì dentro. Vediamo cosa riusciamo a fare, perché nello spiazzo prescelto ci sono giusto 30 cm di neve. La mia è troppo bassa per qua. Con molta semplicità Yari è riuscito ad entrare nello spot. E con molta semplicità si è incastrato anche il mio drone. Questo è lo spot incredibile. Qua ne tocco io, eh. Questa è la vista. Questa è la vista. E questa è la vista. Vaga robeta. Areoli. Vaga veo. Impianta. Qui la questione sta diventando interessante. Qui abbiamo le catene. Non ho più pari idea di come si montino un paio di catene. Ma tipo ci saranno delle istruzioni? Perfetto, non ci sono delle istruzioni. Questo qua lo metto dietro. Porcaccio cane. Quando servono le istruzioni si tribola. Faccio così. Io faccio così. È più intuitivo un sudoku extreme. No, 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 no. Qua sono a posto. Non ho più paia idea di come si possono montare. Ah, che bello tribolare. Cioè, tipo, faccio così. Come cazzo fai a chiuderlo dietro? È bello che poi c'è questo. Oh, che freddo. Quindi in teoria basta che vado un po' avanti adesso, no? Giusto? Vediamo. Tento adesso. Adesso è troppo avanti. Come cazzo? È impossibile. Di là come siamo combinati. Ah, brutto. Ah, un pelo più avanti. Ma come cazzo è possibile? Come adesso? Capisco un cazzo. Ci vediamo tra 3-4 ore. Io ti voglio solo dire che sei un grande, mi fai un sacco. Ma che cazzo dici? Un mostro! Vai piano su asfalto. Non ho mai guidato con le catene. Mamma, senti come vibra! Mamma mia, come trema! Ai ai ai! Mi hai spianato tutto, che bravo! Vai, un po' deciso, però! Sto toccando sotto. Si taglia la legna. Si spala. Alla fine ci si diverte. Lo spalatore. Che figata. Vivo per questo. Wow wow, come galleggia. Allora lancio il drone di Sin. Lascio Sin. Ovviamente piantato. Prendiamo le piastre. Ci va via di piastre. Vai. Ok. Che roba. Piano. Dritto. Cosa stiamo facendo? Il drone intanto è lì che luccica. Vai. Vai. Bulldozer sta macchina! Woo!
Sto male. Grande. Ignoranza alla fine vince su tutto. Ci siamo. Con la pala creiamo un braciere sulla neve. Qui facciamo una sorta di letto con i legnetti. Guarda che robettina. Fuoco alle polveri. Sono un sumero. Oh, adesso devi tagliare la legna, eh. Secondo step, si accetta la legna. Da quale parto? Da uno piccoletto. Dacci. Scavessai in due, una versa. Sei una bestia. Ho le birre. Birrette. Saluti al campeggio estremo. A meno quanto siamo adesso? Ora meno 7. Quindi mi sa che meno 15 ci avevi preso. Il meteo dice meno 18 questa notte. Ah, buono. Te lo vuoi vedere il bonus o no? Ovvio. Per me questo qui è il sacro graal. Grappettina alla camomilla. Però con questa si dorme bene secondo me. Bello tagliare la legna in mezzo al bosco. Ma c'è un piccolo problema. Ovvero che è bagnata. Ecoflow Delta 2 non è altro che un maxi powerbank. Qui a lato ha 4 sciuco. E qui c'è il mio phone dell'ICS di calcio. E si spinge in spinta massima. Voglio l'inferno. L'inferno. Quindi stasera cosa mangiamo? Pizza finché non vomitiamo. Le cose qui iniziano a farsi succose. Abbiamo messo circa un quintale di legna sul fuoco. Qui Iari ha creato la postazione pizza per la pizza. Questo è il suo fornelletto. I suoi legnetti. La pistolina termica. Ma che roba è? Pizza nel jau. La prima Gianita in console. Da questa parte invece siamo a meno 10 gradi. Wow, mamma mia. Un pizzaiolo. Ah, ma proprio ci mette un secondo. La cosa pazzesca è che lo stai facendo qua. Eccola. Basilico, un goccio d'olio. Follia totale. E si procede al taglio. È tutto così magico. No, c'è un sogno. Cosa stai dicendo? Pizza ad alta quota. Ma come fa ad essere così buona? Un'altra experience da 10 più, Ah, la seconda bianca allora. E qui si va avanti in oltranza. Mamma. Emozioni. Olive nere, salamino piccante e formaggi. I ragazzi qua proseguono con la terza. Salamino piccante e olive. Attenzione perché il ragazzo non è arrivato impreparato, Follia totale. Incredibile. Cosa volete che vi dica? Jingle bells, jingle bells. E siamo qua così. Un'indole natalizia. Cosa ne pensi? Imbarazzante. Nella mia testa risultava molto più cool. E infine si è rivelata tipo il wrap della macchina. Ma che fai? Non scarichi inutilmente il powerbank. Una pizza e mezza testa ce la siamo fatti fuori. Adesso è ora di preparare la cuccia. La mia auto camperizzata. È giunta così l'ora di andare a letto. Se non fosse per un piccolo problemino. Ovvero che ho rischiato di morire surgelato. C'erano giusto giusto meno 13 gradi. Per fortuna che avevo lui. Premetto che è una Ferrari dei powerbank. È tanto bello e performante quanto costoso. Per vedere quanto costa vi lascio il link qui sotto in descrizione. Così potete vedere anche tutti i dettagli tecnici. Oltre a tutte le prese come un normale powerbank. Dietro ha 4 prese domestiche. E quindi lo potete utilizzare veramente per qualsiasi cosa in qualsiasi posto. Posso caricare lo smartphone, qualsiasi tipo di batteria. Da questa parte il computer. E qualsiasi altra cosa che vi venga in mente. Come potete immaginare è molto utile fuori casa, ma anche all'interno, in accoppiata magari con un pannello solare, si può utilizzare come accumulatore, dando un occhio di riguardo anche all'ambiente. È così intelligente che ha il Bluetooth e un'app dedicata. Questa è la home, se clicco posso vedere l'energia in entrata dalla rete di casa o dal pannello e tutte le varie uscite dalle varie prese. La cosa che mi fa ridere è che si aggiorna, come i nostri smartphone, gli sviluppatori continuano a migliorarla con degli aggiornamenti. Per vedere prezzi, quanto dura e tutti i dettagli, cliccate il link che trovate qui sotto in descrizione e dato che stiamo collaborando, molto probabilmente mi daranno degli sconti per voi. Vi scrivo sempre tutto qui sotto. In questa settimana cerco di capire se posso raccontarvi cosa è successo quella notte. Più che altro non vorrei dover andare per vie legali contro persone che hanno molti, 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 molti più soldi di me. Non stavo per morire di freddo perché sono uno sprovveduto, ma perché le modalità e le condizioni hanno avuto una variazione non controllabile. Spero di potervi raccontare tutto. Intanto vi auguro una buona domenica. Ci vediamo alla prossima alle 13:30. Un saluto e ciao!